Ciao a tutti, sono Dario Aiello e videomessaggio dalla France Comté. Chiedo a tutti gli abitanti di Spinea e dintorni di farmi avere notizie sui miei figli Michele e Alessandro. Da quando è scoppiata la pandemia non ho avuto più notizie. Ho paura. Ho bisogno di sapere se stanno bene. Ho bisogno di fargli sapere che li amo e che non ho mai smesso di cercarli e di contattarli in tutti i modi. Purtroppo la loro mamma non collabora, anche in passato me li ha tenuti lontani per molto tempo, ma oggi a maggior ragione non si rende conto della gravità della situazione. Mi tiene all'oscuro sulla salute e sulla vita dei miei figli. Vi prego, fatemi sapere se i miei figli stanno bene. Non appena potrò e non appena la situazione si sbloccherà, prenderò il primo volo per andarli a trovare, come ho sempre fatto. Nel frattempo ringrazio tutti voi, ringrazio gli iscritti al canale di Omega e ringrazio Omega per essersi preso carico di aiutarmi. Un saluto. Allora, signori, è bene che faccia le giuste premesse. Io non voglio fare l'avvocato delle cause perse, non sono un assistente sociale, non so quale sia il motivo dell'allontanamento, se giustificato o meno nei confronti di questa persona. So soltanto che mi sono sentito di condividere il suo video perché è un iscritto, perché in privato mi ha mandato le foto che lo ritraggono insieme ai figli, che ovviamente non posso mostrare, e perché aiutare qualcuno in buona fede non è mai sbagliato. Lo sto facendo in buona fede, non mi metto di certo in mezzo a situazioni familiari ambigue. Fatto sta che se qualcuno è di Spinea o dintorni e magari può aiutarlo, non contattate me, non mi fate sapere proprio niente, contattate direttamente lui tramite email alla mail darioaiello@yahoo.it. E adesso cominciamo. In molti me lo avete chiesto insistentemente e quindi cominciamo a muovere i neuroni. Alla fine chi ci vieta di farlo? Nessuno. Speculiamo, buttiamo giù le idee, divertiamoci, facciamo il punto della situazione e vediamo cosa succede. Nessuna verità assoluta, sia chiaro. In questo video non troverai le risposte alle tue domande, ma anzi, a fine video ne aggiungerai altre alla lista. Premetto, signori, che chi non si è visto i precedenti due video in ordine cronologico in cui ho descritto la situazione non ci capirà assolutamente niente e premetto che qui stiamo solamente speculando senza voler portare nessuna verità assoluta a favore di nessuna tesi in particolare. Sto solo collegando dei pensieri e dei dati di fatto che senza ombra di dubbio danno da pensare. Come spiega la NASA, il reparto delle missioni stereo della NASA, la strana anomalia analizzata da me, su cui si sono aperti svariati dibattiti, la spiega così, come un riflesso di Venere. Alcune persone hanno notato una forma strana, una specie di croce all'interno di un cerchio che entra nel campo visivo del telescopio HI2 su stereo, in avanti verso il 20 febbraio 2020. Alla fine c'è una forma a cono che apre accanto ad essa. E infatti, ragazzi, in delle immagini compare l'oggetto che irradia qualcosa proprio in direzione della Terra. Comunque qua dice che la risposta è sul lato opposto esatto dell'immagine. Allo stesso tempo in cui questa caratteristica dall'aspetto strano inizia ad essere visibile, il pianeta molto luminoso Venere entra nel campo visivo HI2A da sinistra. Si noti che Venere e la funzione rimangono al passo, quasi esattamente uno di fronte all'altro nel mezzo del rivelatore. Questa non è una coincidenza, dice. L'oggetto, geometrico dall'aspetto strano, è in realtà un riflesso interno del pianeta Venere all'interno dell'ottica del telescopio. Allora, come temevo, la spiegano molto, ma molto easy. La spiegano come un riflesso di Venere, ecco, sono patetici. E secondo me non è assolutamente un riflesso di Venere. Se si tratta di un'anomalia della sonda, di sicuro è un'anomalia che non ci azzecca nulla con il riflesso di Venere. Il riflesso di Venere dovrebbe proiettare Venere o qualcosa di simile. Ecco, questa forma è troppo diversa, è troppo strana, è troppo definita e sinceramente mi aspettavo una spiegazione più articolata da parte della NASA. Ma però, che ci vuoi fare? Qualcosa dovevano dire, no? L'hanno pubblicata, vuoi che poi non te la vanno a spiegare? Chi mi vieta di far lavorare il cervello? Voglio dire, qui non siamo mica in un tribunale, io qui posso dire ciò che voglio, quando voglio e come voglio. E dico che d'altronde Gary McKinnon disse che un analista della NASA in pensione ammise che prima della pubblicazione la NASA occultava le immagini volutamente e dunque di chi mi devo fidare? Della NASA? Ma non credo proprio, mi fido del mio cervello. Dice che vanno di pari passo e che non è una coincidenza. Io vi dico che nei frame non vanno di pari passo. Secondo me dire che è un riflesso di Venere è troppo facile. Inoltre,
In molti mi avete segnalato che l'oggetto presenta una profondità ben distinta, come se fosse proprio a tutti gli effetti solido. E a prima vista, come negarlo? In molti mi avete segnalato anche che l'anomalia prende la forma di qualcosa disegnato 8000 anni prima della nascita di Cristo. Ovvero, questo oggetto, ora noi analizzeremo questa immagine risalente a 10.000 anni fa circa, facendo molta attenzione anche ai particolari. Manuel, ovvero il ragazzo che mi ha fatto l'intro nel precedente video, mi manda uno schema disegnato dalla sua ragazza, che ringraziamo. E lo schema fa il punto della situazione proprio su questa immagine. Vedete come l'aggregazione di pensiero che si crea su questo canale porta tutti quanti a lavorare in maniera positiva nei confronti del solito argomento? Tutto veramente molto bello. Comunque, in poche parole, in accadico, ovvero nella lingua di chi succedette la popolazione sumera, l'oggetto mostrato qui, in questa iconografia sumera, si chiama Samas, in accadico, o Shamas. In sumerico si chiama Utu, che era nella mitologia mesopotamica il dio del sole che con il dio della luna Sin e Ishtar, in sumerico Inanna, dea di Venere, faceva parte di una triade astrale di divinità. E anche qui, sempre antichi ricollegamenti fatti da antichissime popolazioni nei confronti di strani dei celesti. È sempre tutto uguale. Nella mitologia sumera, Samas era una divinità solare, esercitava il potere della luce sulle tenebre e sul male. In questa veste fu venerato come dio della giustizia e dell'equità ed era il giudice sia degli dei che degli uomini. Insomma, il simbolo voleva andare ad identificare uno Zeus sumero, un dio del sole sumero. Insomma, teniamo di conto il fatto che le Nemtar, le leggi scritte che vennero date ai sumeri, dicesi che gli vennero date proprio dagli dei in persona. All'interno del simbolo troviamo anche delle lettere che i fenici rappresentavano come G, come F, come H e come E. All'interno del simbolo troviamo anche ciò che i sumeri identificavano come acqua e come pozzo. E invece, che cos'è che tiene in mano questo essere? Il simbolo tenuto in mano dal dio, rappresentato qui nell'iconografia, è un oggetto che viene tenuto in mano anche dalla dea del cielo dei fenici e dunque ritroviamo oggetti e simbologie che trascendono il tempo e le antiche popolazioni e già questo è strano. Inoltre, parliamoci chiaro, l'oggetto che rappresenta il dio del sole, l'oggetto che rappresenta Samas, è identico al manubrio, all'anomalia, chiamiamola così, ripresa dalla sonda stereo A della NASA. Le parti identificate dai fenici come le lettere, ovvero le braccia scontornate da un cerchio, sono visibili anche qui. Insomma, ragazzi, la forma è uguale. Ora direte, oh, potrebbe essere una coincidenza. E invece voglio portare alla vostra attenzione anche qualcos'altro. Voglio portare alla vostra attenzione questo video del 2014 fatto dal canale YouTube UFOVNI 2012. Il link del video completo lo trovate in descrizione. Cosa viene mostrato in questo video? Viene mostrato che durante un'eruzione solare qualcosa di apparentemente invisibile o occultato dalla NASA, perché ve lo ricordo, queste immagini provengono sempre dal sito della NASA e sempre dalle sonde stereo, scontornano un'eruzione solare. È palese come il colore del cielo. Da come si comporta l'eruzione solare è come se qualcosa ci si sia posto davanti. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi, e se veramente tutte le antiche popolazioni avevano il dio del sole, perché in maniera reale e concreta qualcuno che ci ha fatto visita aveva a che fare veramente con il sole, aveva già al tempo dei sumeri una sorta di tecnologia in grado di entrare in contatto per qualsiasi motivo che sia con il sole, anche gli egizi avevano il dio del sole, tutte le antiche popolazioni lo avevano. E dunque, qual è il nesso? Io non lo so. Già è difficile provare che l'anomalia ripresa dalla NASA sia seriamente solida e non una semplice anomalia della sonda. Pensate un po' quanto può essere difficile argomentare su questioni che prendono un arco temporale che va dai 12.000 ai 10.000 anni fa e arriva fino a noi. Nibiru e tutte le dicerie annesse possono forse avere un filo conduttore che vede qualcosa di gigantesco non costruito dagli esseri umani che va zonzo per il sistema solare da decine di migliaia di anni? Io non lo so. So solo che i sumeri incidevano sulla pietra roba che vola con gente a bordo. So solo che i sumeri, a detta delle istituzioni, la prima civiltà, aveva una conoscenza tale del cosmo che era in grado di disegnare accuratamente mappe stellari impossibili da identificare senza un telescopio spaziale. So solo che i Vimana raccontano di macchine volanti.
e so nel mio cuore che tutto ciò non è assolutamente un caso. Guarda le linee di Nazca, per esempio, risalenti al 300 a.C., le oltre 13.000 linee che vanno a formare più di 800 disegni, che includono i profili stilizzati di animali comuni nell'area, che però sono visibili solo volandoci sopra. Cosa ha spinto questa antica popolazione che abitava la zona a spendere risorse, persone ed energie preziose al tempo, che al tempo erano veramente preziose, per tracciare linee nel terreno visibili soltanto volandoci sopra? Ve lo ripeto, la questione è articolata e forse un giorno riuscirò a tracciare la linea che collega il tutto. Io spero che tutto questo ti sia risultato interessante. Se è così, mi raccomando, lascia un like e se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io per qualsiasi tipologia di aggiornamento, come sempre, da sempre e comunque, vi terrò aggiornati. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Addio, il riflesso di Venere. Ma vattene a f... Anzi, mi fai mandare una mail a questa tizia che ha scritto questa cosa? Com'è la mail? derese.derisa.acucera@nasa.gov? Allora, terese.a.cucera@nasa.gov. Allora, l'oggetto ci mettiamo il riflesso, the reflection of Venus, il riflesso di Venere. Questo non è il riflesso di Venere, ok? Mettiamoci anche l'immagine. Bella lì.